Questa sera ho il piacere davvero perché parleremo di quella che è stata la mia scuola, ahimè un numero di anni fa che non è il caso manco di ricordarlo, e soprattutto perché rivedo un amico qua con il quale non ci crederete, ma giochicchiavo a calcio anch'io, certo non ai suoi livelli, ho avuto occasione di lottare con lui sui campi di calcio, che è Elio Accardi. Elio non è qua in funzione di creatore della pallamano a Ragusana, non è qua in funzione neanche di semplice professore, scusa il semplice, né di semplice presidente, ma di uno dei fondatori di questo gruppo Amici del Liceo Classico. Allora Elio, tu mi stai rompendo la testa, ma dice iscriviti, ma quanti siamo arrivati? Siamo arrivati, tanto buonasera a tutti, siamo arrivati quasi a 1000, siamo 1000 in questo momento penso, all'incirca in 15 giorni siamo arrivati a 1000. È difficile trovare molti della nostra generazione che si iscrivono anche perché non hanno Facebook, molti lavorano tutti fuori della nostra città, purtroppo i giovani vanno anche fuori dalla nostra città e quindi non è un'operazione molto semplice. Ma vedo che ha avuto successo lo stesso però. Come? Non ho sentito. Ha avuto successo lo stesso comunque, anche se non è semplice. Ha avuto successo perché ritornare agli anni dei banchi, al di là non si esce mai dal proprio banco per tutta la vita, sono gli anni più belli, rivedere i propri compagni o le compagne, specialmente al liceo classico che prima c'erano squadre classe maschile e classe femminile, poi per la prima volta le hanno fatte miste, c'era la novità della compagna che stava in classe e c'erano tanti amori, c'erano fatte nella nostra scuola. E quindi io la chiamo nostra scuola anche se io non ho frequentato da alunno purtroppo il liceo classico. Sei stata un'istituzione come professore però. Non era facile. Ah, qui si stanno vedendo quante foto, tutte ragusane queste. Sì, sì. C'è la professoressa Marceca che io non conosco e non conosceva com'è, il professore Nicita che ormai non è più con noi, e poi ci sono tutte le ragazze che invece sono, una è la professoressa Puglisi che è stata poi professoressa del liceo, prima alunna, la professoressa Moltisanti, insomma abbiamo tante persone, tutte di buon livello, che hanno formato altre ragazze o ragazze anche per la nostra città. Ecco Elio, quella foto si riferisce al 1965, che ahimè, la mia vecchiaia, è l'anno in cui ho concluso il mio percorso scolastico al liceo. Sono uscito la maturità, diciamo, che una volta non era, era una cosa infinitamente più complicata e rompiscatole di quanto lo sia oggi. Ma io ho avuto sicuramente la fortuna, fin dal quarto ginnasio ho sempre avuto classi miste. No, probabilmente l'avranno fissata prima del 60, ecco. Perché anche nemmeno alla scuola elementare c'erano le classi miste. Se ti ricordi. No, io non l'ho fatta qua, quindi l'elementare non l'ho fatta a Ragusa. Ho avuto non solo classe tutte maschile, ma c'era l'obbligo di avere un maestro maschile. Le donne erano tutte femminili con una maestra femminile. Maestra. Quando c'era la separazione dei sessi, che ci vuoi fare? C'era proprio la separazione in tutti i sensi. Invece vedi questa foto già come si sta bene. Anche l'educazione fisica si faceva prima i maschi per i fatti suoi e le donne per i fatti suoi. Poi l'evoluzione, secondo me, positiva è di fare l'attività motore insieme, perché era le uniche ore in cui si giocava insieme con le compagne o con i compagni, e soltanto in quella occasione dovevamo dividerci perché era previsto l'insegnante di educazione fisica femminile e maschile. Ormai non è così, fortunatamente, e quindi siamo in piena evoluzione. Bene, ascolta Emilio, passiamo a parlare un poco di questo gruppo di amici del liceo classico. Io devo dirti la verità, non sono uno che ama molto la Marcordo sotto questo profilo. Anni fa dei ragazzi, degli amici della cui abbiamo fatto insieme la maturità, mi dissero: ah, se vuoi facciamo una rimpatriata. Io devo dirti, non lo amo molto, perché tutto sommato con molti ci sono alcuni che non vedo veramente da quel giorno, a parte che purtroppo qualcuno non c'è più
e col tempo certo. Siamo una razza in via di estinzione, insomma, non ci... però mi piace questa idea. In questo i social, che non amo manco molto, possono essere fondamentali, perché è soltanto via social che si può provare a riunire, sia pure virtualmente, un numero così grande di persone. Ma infatti il mio intendimento è di appena passa il Covid di trovare un modo come fare un grosso incontro con tutti. Ma possiamo riempire il teatro tenda, per quanti siamo. Sì, ma se vengono tutti, perché lo sai che ora sto facendo un'indagine statistica che molti lavorano fuori della nostra città, molti alunni miei, perché devo farlo, devo dirlo, inizialmente l'ho fatto per tutti gli alunni miei, nel senso che pensavo di poter raggiungere solo gli alunni miei, invece così mi sono messo, sono così contento che molti della mia età si stanno aggregando. E quindi pensavo di fare un'indagine per vedere quanti ragazzi hanno lasciato la nostra città per lavorare e non tornare più, perché sarebbe anche dal punto di vista sociologico interessante che la qualità migliore delle persone che hanno frequentato il liceo classico. Qua mi pare di vedere Mario qua al centro di questa porta. Non lasciare nella nostra città. La nuova generazione è ancora più di quella precedente, quindi è un dato che la nostra città si sta impoverendo dell'apporto di tanti ragazzi che avrebbero potuto e dovrebbero cambiare la nostra città, ma che non hanno la possibilità per problemi di lavoro di venire qua. Ahimè, questo è molto triste. Alcuni in America, lo so. E quindi spero di fare questa operazione in estate, per vedere se qualcuno per caso rientra a casa, per metterci tutti insieme. Sarebbe interessante farlo nella nostra scuola direttamente, certo, perché certo, è possibile certo. L'aula magna, ci sono tutte le aure. Io ora parlerò anche con la preside, perché ormai è disponibile a tutte le iniziative, per vedere se mette a disposizione per la scuola, ognuno rientra nella propria classe, quindi poi vediamo, se ce lo consente il coronavirus, come organizzarci con la compiacenza di tutti, perché essendo tante poi è sempre più difficile, molti siamo nonni e quindi questa cosa può essere impegnato uno a fare al nonno o non ha il desiderio di farlo. Io siccome invece due anni fa per esempio ho riunito tutti i colleghi del liceo classico, ho fatto un incontro con tutti i colleghi del liceo classico e l'ho fatto nell'aula consiliare, nell'aula dei docenti del liceo classico. Poi siamo andati tutti a cena con i familiari ed è stato molto bello, perché ci si ritrova. Se uno ha vissuto bene nel mondo del lavoro è bene ritornarci, se ha vissuto male è bene non ritornarci. Io ho vissuto bene questa mia esperienza al liceo classico con tutti i colleghi e quindi mi fa piacere. Anzi, ne approfitto un attimo della tua gentilezza per ricordare che la professoressa Calvanese, che tu conoscerai, sì, la madre di Franco, così, è stata professoressa di educazione fisica del liceo classico per circa 30 anni. Anche ai tempi miei. La moglie di Franco Calvanese, la mamma di Franco. Lunedì fa 102 anni, e quindi auguriamo intanto a lei, certo, gli auguri più vivi per questo compleanno, perché fra l'altro poi è lucidissima, mi ha telefonato l'altro ieri, è tanto contenta, è viva, si lamenta che ci vede poco, ma comunque siccome anche il gruppo farebbe in modo di cercare di festeggiare e ricordare questa professoressa, perché i professori di educazione fisica vivono sempre di più, quindi questo è un esempio. Ascoltami un attimo, fermati, fammi dire due parole anche a me, che se me la devo pure guadagnare la serata, no? Ascoltami, dimmi una cosa, sono curioso di sapere chi ha reagito più prontamente e più positivamente, quelli che sono usciti dal liceo da poco o quelli che sono usciti da tempo? Quelli che sono usciti da tempo. Ero? Prima, perché molti sono fuori Ragusa e quindi ritrovare le foto con i propri compagni,
raccontare aneddoti che gli hanno successo qui a scuola, la prima salata della scuola, una salata fra le ragazze, mi pare una cosa, guarda, se ci penso ora che le ragazze salavano la scuola, come dicevamo noi, nel 1960-50, è una cosa difficile da pensare. Ma infatti ci sono molti che ricordano tanti anni passati belli. I giovani, quelli che invece mi ricordano tutti, è il fatto che molti io, gli ultimi 10 anni della mia carriera scolastica al liceo, ho fatto le foto con tutti i miei alunni, ogni classe alla fine dell'anno. Quindi mettere in moto questo meccanismo che ognuno si vedeva dopo 25 anni ancora con i propri compagni è innescato anche un meccanismo di interesse. Ma devo dire, l'interesse maggiore lo hanno avuto, secondo me, quelli che sono usciti negli anni 70, 60, 50, 40, il preside Usciti Giannone negli anni che 40, insomma. quindi, insomma, cerchiamo di mettere in moto un meccanismo. Devo dire che ho saputo ieri, scusa se sono anche un Figurati. po' lungo, ho saputo ieri che hanno formato un altro gruppo circa 4 anni fa, 5 anni fa, gli alunni però del liceo classico, quelli che erano già direttamente a scuola. Ora io penso di mettermi in contatto anche, perché poi il gruppo l'hanno lasciato perdere, hanno avuto anche buona adesione, perché avendo gli alunni è più facile. Penso di mettermi in contatto con loro, perché non è il caso di tenere due gruppi aperti, l'importante è averne uno, anche perché già siamo in tanti, però averne uno è la stessa cosa, perché le notizie si possono così mandare a tutti contemporaneamente. Perfetto, Elio, ascoltami, andiamo a chiudere. Allora, io ti ringrazio per come stai curando davvero con tanta passione, con tanta partecipazione questa cosa, che è comunque un modo di cercare di riavvicinare le generazioni, questo senza alcun dubbio. È anche un modo di ricordare a noi stessi che c'è stato un periodo in cui anche noi eravamo giovani, avevamo noi i nostri desideri, la nostra rabbia. Noi avevamo 20 anni, 21 anni nel 68, quindi diciamo che ne abbiamo avuto parecchi, però gli anni del liceo sono stati sicuramente formativi, non possiamo negarlo. Prima di chiudere però voglio ricordare una cosa, ma tu ti ricordi quante batoste vi ha dato quel liceo a pallacanestro? No, mai. Come Abbiamo mai? vinto sempre noi il geometra. Vi abbiamo ridicolizzati a pallacanestro, Anche ridicolizzati, anche se perché vuoi che avevamo vada, una squadra che tutta era la la Virtus Virtus. al completo praticamente. Vabbè, ma noi eravamo poverini, da premettere che quando sono andato all'ISEF ho detto: quando andrò a insegnare non andrò mai al liceo E classico, beh, la per vita, quello che sai, è hai detto. strana, sì. E invece ci sono stato 28 anni e non Vabbè. sono voluto, E sei non sono rimasto uno voluto dei uscire. professori più amati. Vabbè, non che, mi pare che sei stato, hai finito come vicepresidente, vero? Ho finito, no, poi sono stato dirigente scolastico gli ultimi 2 anni alla Paolo Vetri. Alla Quindi Paolo. al liceo classico ho finito come vicepresidente per circa 15 anni, 20 anni, Benissimo. E questa allora, cosa. salutandoti, ringraziandoti per questo lavoro, ovviamente mi auguro che ci si possa vedere di presenza e riunire più in là, Io anche per sapere come sta andando, volevo ma i numeri prima di veramente sono stati, ha avuto uno sprint da centometrista, mi auguro che adesso si no, prenda il no, passo del perché mezzofondista nel continuare, ricordando che il professore Elio Accardi, oltre ad essere uno dei miti dei nostri professori di educazione fisica, si chiamava allora, oggi non lo so come si chiama, scienze motorie, come si chiama oggi? attività motorie, scienze Attività, motorie, vabbè, non me io sono un lo vecchio sa, signore di un'altra cosa. educazione fisica, è stato anche colui che ha creato la prima ondata della nostra pallamano, è stato anche uno di quelli con i quali davvero capitava spesso di vederlo o di vedersi o di incontrarsi o scontrarsi sui campi, non solo di uno sport, ma di tanti, sempre dimostrando, come dice lui, che lo sport è anche questo, che contrariamente a quello che pensa la gente, lui la dimostrazione pratica, e qua chiudo, che lo sport e l'attività fisica si unisce benissimo anche a un mondo in teoria ingessato come potrebbe essere quello dell'antichità classica. Non è affatto Io ti vero, volevo anzi, dire un'altra tu sei la cosa, se mi dimostrazione consenti. pratica. Brevemente, dimmi. Grazie. Volevo dire che io questa cosa l'avevo pensata già 15 anni fa, quando ancora in servizio, perché il mio intendimento era di utilizzare tutte le personalità che erano così in Italia e farle venire
per fare conferenze nel nostro liceo. Vabbè. E quindi a costo zero, perché tutti gli ex alunni venivano tornavano a casa, certo. Venire a casa, ma siccome ci sono professionalità illustre, ci sono generali, ci sono nella magistratura, ce ne sono tantissime, e quindi sarebbe stato utile. Poi non mi è stato possibile perché sono andato via, ho fatto il dirigente in un'altra scuola. Ora pensavo di vedere come è possibile mettere in moto anche questo meccanismo, perché sarebbe utile, appena è possibile, con la collaborazione della scuola, che noi ci mettessimo tutto a disposizione per la nostra esperienza anche professionale. Perfetto, grazie, grazie Adelio, e vi saluto. Grazie, grazie Mario.